Il governo Meloni è al lavoro per una legge di bilancio che aiuti famiglie e natalità, sostenga imprese e lavoratori con il taglio del cuneo fiscale. Ci auguriamo che a livello europeo arrivi non un ostacolo ma un aiuto, con una politica più ragionevole su tassi di interesse, patto di stabilità e soprattutto con il via libera al dossier ITA. Il governo già ha fatto molto su questo piano, con una serie di interventi a favore in particolare dei redditi bassi. La carta che è già stata varata è un altro aiuto. Ulteriori interventi possono essere studiati, li ha preannunciati il ministro Urso. Anche la stessa legge di bilancio conterrà delle misure di nuovo a favore dei lavoratori e delle imprese, il taglio al cuneo fiscale che va proprio in questa direzione. E bisogna lavorare per aumentare la produttività e dunque l'occupazione in Italia. Che segnale è arrivato da Bruxelles secondo lei dopo il caso Lufthansa? Ma noi ci auguriamo che da Bruxelles arrivi il via libera. Proprio da Bruxelles erano arrivate sollecitazioni per risolvere il problema, si è raggiunto un accordo, ci aspettiamo che arrivi rapidamente il via libera. I numeri dell'Italia continuano a essere migliori di quelli della Germania, della Francia e degli altri grandi paesi europei. La legge di bilancio deve tenere conto della realtà, faremo una legge di bilancio seria e prudente, ma andando verso gli obiettivi che ci siamo prefissati e che abbiamo indicato nella campagna elettorale.